fumava moltissimo, aveva sempre in mano due sigarette, una quella che stava fumando e l'altra già accesa, pronta per essere presa subito dopo. Mi ricordo che ogni tanto cercava disperatamente una sigaretta e una volta viene da me, dammi una sigaretta, dico, Beppo, non fumo. Io ho avuto senza accorgermi, gli ho detto, non ho questo vizio. E lui mi ha risposto, se fosse un vizio l'avresti anche tu. Fumava molto, beveva molto, era molto bello stare insieme con Beppo, insomma. Anche nel vestire, per esempio, io non ho mai visto tremare o sentire caldo, cioè le classiche manifestazioni del disagio del corpo con l'ambiente. Era indifferente all'ambiente, ha una resistenza e un corpo come se fosse protetto, autoprotetto, nonostante per esempio d'inverno andasse in giro con le superga di tela. Allora, quando i professori erano in doppio petto piuttosto che col vestito grigio, la giacca blu, eccetera, lui era piuttosto anomalo, però possedeva una giacca blu per le grandi occasioni. Si potrebbe dire trasandato, tanto per, credo che una parola, trasandato, cioè non se ne curava affatto. Una volta è tornato da Parigi con uno zaino che oggi sarebbe un po' ridicolo, ma erano quelli che avevano il basto in alluminio su cui ci stavano grossi carichi. Mi chiama e dice, tu che ti occupi di queste cose, hai visto bellissimo questo zaino? Dice, perché guarda, è meraviglioso, ad esempio te lo possono buttare da un aereo senza problemi. E dicevo, beh, po', no, faccio fatica a pensare a una situazione in cui debbano buttarmi lo zaino dall'aereo. Ecco, ma questo riflette un po' il suo... Era sempre un curioso della natura. Assolutamente, lui era, oltre a essere, diciamo, più che un escursionista, un alpinista se vogliamo, non ha mai fatto ascensioni, ma aveva la stoffa e il gusto dell'alpinista e lo ha rivolto verso la speleologia, quindi faceva l'alpinismo verso il basso, in profondità, e così ha avuto una serie di avventure, alcune, molte, la maggior parte, a lieto fine, più la famosa tragedia della Pierre Saint-Martin, in cui lui si è trovato in fondo a una verticale di credo un poco più di 300 metri ad assistere la morte di Lubens. Questa famiglia, che era originaria non di Fossombrone ma del suo contado, e si era trasferita a Fossombrone, stavano bene, avevano molti poderi, molte possessioni, eccetera. E infatti la mamma di Giuseppe, Etra Grossi, nasce qui, in questa casa, dove 20 anni dopo partorisce il nostro giovane. Occhialini era un borghese italiano colto, come ci sono stati a cavallo della Prima Guerra Mondiale. Quindi siamo di fronte a delle famiglie che appartengono alla grande tradizione risorgimentale, quindi repubblicana, radicale, significava essere di sinistra eversiva, insomma, era naturalmente massone come allora, anticlericale, perché gli anticlericali allora avevano un grosso ruolo. Era legato a
numerosi colleghi italiani o italoamericani che avevano subito le conseguenze del maccartismo e naturalmente lui era identificato come quel gruppo di persone. Era un progressista sicuramente, non era un conservatore politicamente parlando. Una cosa che noi spesso ricordiamo sono state le sue reazioni quando è cominciata tutta la crisi del 68, le prime occupazioni, la contestazione. Beh, dopo gli studenti, quando ci furono le occupazioni, lui una volta si è fatto chiudere dentro e poi ha concionato per due notti di fila tutti gli occupanti. All'interno, diciamo, del dipartimento occupato, lui era chiuso nella sua stanza con una scatola di biscotti che voleva resistere e non voleva uscire. Ha occupato l'occupazione. Ha occupato l'occupazione, insomma. E dialogava, nel senso che faceva delle domande a cui era difficile rispondere. E di solito seguiva una logica molto forte e personale e aveva la capacità di mettere in difficoltà qualunque interlocutore. Non parlava molto, parlava abbastanza poco, ma quando parlava era fulminante e preciso. Dopotutto abbiamo tutti incontrato delle persone in treno che ci conoscevano, non ci conoscevano affatto e ci hanno raccontato delle cose intime della loro vita. Certo che il linguaggio tra me e lui è stato cifrato, perché parlavamo come due specialisti, due giovani di 30 anni, bene, di qualche cosa che avevano conosciuto. Lì c'erano i ricordi della mia adolescenza e della mia prima giovinezza e perciò riconoscevo completamente la situazione. Beh, diciamo, in italiano lo si capiva. Il suo inglese, nonostante abbia vissuto tanto tempo in Inghilterra, era peculiare, perché lui non si curava di pronunciare le parole come dovevano essere pronunciate, cioè lui le usava come a lui sembrava meglio usarle, e quindi io l'ho sentito parlare inglese ed era di difficile comprensione. Mi raccontò un aneddoto di quando si recò per la prima volta in Inghilterra. Per cercare di imparare un po' d'inglese, appena poteva andava al cinema. Bene, una sera entrò in una sala in cui proiettavano una storia di gangster. Erano i suoi primissimi giorni in Inghilterra. Non ci capì una singola parola, ma una frase gli si stampò nella mente. Adesso ti spacco la faccia. Era un film sui gangster degli anni 30, quindi continuavano a ripetere frasi del genere. E Beppo pensava che si trattasse, come dire, di una normale forma di saluto. Era un uomo timido e a volte appariva come distruttivo, ma poi era una persona molto concreta. Infatti si è visto, diciamo, è una persona che ha costruito la fisica spaziale italiana, proprio l'ha generata lui, direi, con la sua intelligenza e con le sue mani. Ma in un primo approccio sembrava troppo critico. Era come Dio, era come vivere con qualcuno che per me non era un essere umano. C'era questa aura di prestigio, di grande scienziato che circolava, e i muri parlavano, insomma. Io avevo fatto come tesina la Camera Nebbia, che è una specialità di Occhialini, per farlo contento. L'avevo studiato a fondo, lui sto contento, mi prende per il braccio, con i suoi passetti, mi porta contro la finestra, alita sulla finestra, così, che si copre di nebbia e mi dice perché si forma la nebbia. E l'officina era fondamentale, come l'elettronica, era uno sperimentale. Non mi chiese molte cose, mi chiese, ma appunto lei saprebbe usare un tornio? E io dissi no. E saprebbe usare una fresatrice, una... dico no, io diciamo ho fatto soltanto un lavoro teorico. Allora, arrivando a casa sua, non c'era un tavolo adatto. Provo un tavolo, provo l'altro, l'unico tavolo era quello della figlia, che però era occupato giustamente
Di conseguenza, professore, io posso lavorare qua, ma tutta sta roba come faccio? Non c'è problemi, Mattaini, lei faccia così. Prego, lei adesso può lavorare. Chiaramente quando è nata la figlia ha preferito andare a vivere per una settimana dall'altra parte perché non si poteva lavorare, occhialini era così, la soluzione la trovava immediata, la trovava. Lui mattino dopo colazione dice chiama un taxi per andare a Estelle, io corro freneticamente alla reception, faccio chiamare un taxi e allora lui arriva, si precipita fuori, tutti noi anche, la macchina arriva, si ferma davanti, tac tac tac, tutti e tre saltiamo dentro, gli diciamo vada all'albergo Taglientari che dovevamo prendere un collega e quello va all'albergo, prendiamo un collega, sale e Beppo gli dice now to Estec e questo si volta e fa but I am not a taxi, era un signore olandese che passava di lì e che non aveva avuto il coraggio di reagire a Beppo che gli dava ordini spietati e ha terrorizzato questi italiani che gli saltavano in macchina. Avevo una ammirazione, una venerazione per la moglie che lui diceva essere più intelligente di lui, quindi figuriamoci, insomma. Con era molto più facile da lavorarci assieme, si capiva quasi sempre che cosa voleva. Connie era per lui un canale di comunicazione e anche moltissimo però un metro di giudizio. Connie aveva una lucidità straordinaria. Beppo diceva che la intelligenza di Connie era come una spada. Connie era molto alta, sì, e lui invece era piccoletto. E erano una bella coppia, li chiamavano Bonnie and Clyde. Open the eyes before the reality.